Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pokéseller Francesco e oggi sono qui per un nuovo video dedicato alla gradazione. E come sempre, quando si parla di gradazioni made in USA, il ringraziamento e il saluto è d'obbligo per gli amici di Chimera Grading. Se anche tu vuoi gradare in America, io ti consiglio loro. Video speciale. Perché questa volta abbiamo fatto davvero centro. Non è la prima volta che qui alla Chasing Classic Cars si fanno degli ottimi risultati. Abbiamo avuto dei primati nazionali, delle pop bassissime, delle carte favolose, ma questa volta sono davvero felice perché, lo andremo a scoprire, sono riuscito a ottenere un voto per la prima volta nella mia carriera di appassionato di grading. Questa premessa già vi dirà molto, ma la cosa più bella non è solo il voto, ma è anche la carta. Oggi infatti andremo a parlare di uno dei Charizard più iconici e importanti del set Wizard of the Coast. Anzi, dovrei dire dell'ultimo Charizard di Wizard of the Coast. I più preparati di voi l'avranno già capito, stiamo parlando dell'ultimo Charizard stampato appunto nell'era Wizard of the Coast e quindi parliamo del Charizard fuori serie del set Sky Ridge, il cosiddetto Charizard cristallino. Carta che non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Una carta divenuta iconica in quanto molto molto rara, lo sapete, parliamo delle fuoriserie, quindi di quelle carte che erano più preziose e ambite dal punto di vista collezionistico, ma soprattutto parliamo di un'espansione, quella Skyridge, l'ultima appunto di Wizard of the Coast, stampata sicuramente in numero inferiore rispetto a quello che erano gli standard delle carte Pokémon, di conseguenza carte molto rare. Carte queste affascinanti, caratterizzate appunto dal tipo cristallino, un potere Pokémon che permetteva appunto al Pokémon di cambiare il proprio tipo in base all'energia assegnata di quelle, diciamo, previste dal potere. E quindi la carta si presentava nella sua versione di base come tipo incolore, ma una carta che era veramente molto bella e affascinante. Oggi parliamo di Charizard, ma sono sincero, non è il mio Charizard preferito in assoluto. L'artwork è sicuramente interessante, ma non entra tra i miei preferiti. Questo lo voglio dire fin da subito. Carta che però è diventata importantissima e ricercatissima proprio per la sua unicità, a mio parere, perché come il Charizard del set base, che è stato il primo, qui abbiamo a che fare con l'ultimo Charizard di Wizard of the Coast. Quindi una carta che sicuramente suscita un grande fascino. Nel video di oggi andremo a vedere la versione però reverse. Infatti, di queste due carte abbiamo la versione holo e la versione reverse. Chiaramente la versione holo è quella più prestigiosa e amata, ma vi posso assicurare che anche questa reverse non è da meno. E adesso, dopo avervi presentato questa fantastica carta, è ora di andare con il cambio di inquadratura per scoprire che voto ha preso. Ed eccoci qui con il cambio di inquadratura, facciamo subito entrare la carta. Ed eccola qua. Case CGC, lingua infatti della carta inglese, ho deciso di mandarla da loro al posto di PSA. Perché? Perché innanzitutto volevo provare CGC. E a settembre del 2023 ho mandato questa carta e molte altre. Questa sicuramente era quella più importante, e quindi andiamo a scoprire insieme che voto ha preso. Rullo di tamburi. Oh, ed è 10 gemmint. Ebbene sì, signori, ecco perché ho detto sono riuscito finalmente a ottenere questo risultato. Ve lo zoomo, 10 gemmint. Carta vintage di 21 anni fa, carta rarissima, riesce a prendere 10 gemmint. È la prima volta che riesco a prendere su una carta vintage e anche moderna, sono sincero, non ho mai preso 10 neanche nelle pochissime carte moderne che ho mandato, e invece ce l'ho fatta con questa carta. E che carta! Sono veramente, veramente emozionato.
Sapevo che la carta ambiva un voto alto. Onestamente, comunque, non mi aspettavo nemmeno io 10. Quando l'ho vista, sono rimasto incredulo. Il 10 e il Gemmint non è il Pristine, ma è comunque una grande goduria, ve lo posso assicurare. Adesso però voglio andare a vedere nel dettaglio con il super zoom questa carta per vedere insieme e valutare questo fantastico risultato. Una carta veramente incredibile. Guardate che bella, la superficie era perfetta, gli angoli anche, bordi altrettanto, una carta veramente incredibile. Il back non è da meno. Guardate, in controluce la carta sembra veramente pack fresh, appena uscita dalla sua bustina. È incredibile, una grandissima emozione averla tra le mani e leggerci questo voto. Devo dire che il 10 è qualcosa di veramente molto emozionante e per chi tratta vintage assolutamente una cosa a volte quasi impossibile da immaginarsi, ma quando si riesce è veramente qualcosa di bellissimo. Ero sicuro che la carta facesse molto bene, addirittura prende 10, quindi super approvata. Ed eccoci qua, ritornati con l'inquadratura su di me in compagnia di questo fantastico Charizard. Che dire, quando mi è arrivata e ho visto questo voto 10 tondo, sono rimasto veramente scioccato, felicissimo, un po' incredulo, perché comunque 10 non è mai scontato. Parliamo di una carta che ha comunque 21 anni, perché è espansione del 2023. Carta che comunque prende 10, lo diciamo subito, non è il 10 pristine, non è il 10 dorato, ma comunque credo che sia qualcosa di veramente eccezionale, anche perché molti sottovalutano questo aspetto. È vero che la reverse dal punto di vista economico è meno ambita rispetto alla oro, ma ricordiamoci che in questo tipo di reverse abbiamo una superficie appunto non olografica, ma comunque foil molto particolare a tutta carta con un tipo incolore, quindi una superficie chiara che facilmente poteva essere graffiata, rovinata. Quindi, secondo me, prendere 10 nella versione reverse è un ottimo risultato, assolutamente non scontato e banale, che rende questa carta molto molto preziosa. Andando ad analizzare la POP, siamo POP 21. Ci sono cioè altre 20 carte come questa con voto 10. A mio parere una POP ottima per una carta inglese, in lingua inglese, americana, quindi con una maggior diffusione rispetto a quelle italiane, ma soprattutto una carta così ambita, che sicuramente sarà stata mandata in grandi quantità a gradare. E pensate che ci sono soltanto 5 carte con il 10 pristine, quindi non un'impresa impossibile se ce n'è fatta già in 5, però credo che sia comunque una POP veramente veramente contenuta per una carta così interessante, importante e in lingua inglese. E come sempre adesso la parola passa a voi. Scrivete nei commenti che cosa ne pensate di questa carta, se vi piace, se avevate già visto una carta del genere con voto 10, ma soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate, se secondo voi il mio Charizard cristallino reverse meritava 10 oppure un altro voto. E a questo punto io non posso fare altro che ringraziare tutti quelli arrivati fino a questo punto del video. Li invito a mettere mi piace se il video vi è piaciuto, iscriversi al canale qualora non l'avessero ancora fatto. Ricordiamoci, il primo obiettivo dei 500 iscritti si sta avvicinando, manca davvero poco, quindi aiutatemi a raggiungerlo. Quindi condividete, consigliate agli amici e parenti. E poi seguitemi anche sul mio profilo Instagram Chasing Classic Cards e date un'occhiata al mio piccolo Storybay Pokéseller Francesco, dove troverete tante belle carte, molte delle quali avete visto nei miei video. Con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!